Radio 105 riparte da Alessandro Di Battista. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Voi e grazie per l'invito. Buonasera Di Battista. Allora, fra quanto secondo voi si dimetterà la Guidi? Punto primo, poi punto secondo, ma che cosa c'entra la Boschi in una materia energetica? Ma evidentemente Gianluigi Laboschi è il numero due del governo Renzi e qualsiasi atto parlamentare passa attraverso di lei e con la sua approvazione. Ma qua abbiamo, ma tra l'altro c'entra anche la Vicari, che è sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, il ministro Di Delrio, ed è lei che ha firmato questo emendamento. Proviamo a, poi voi lo avete spiegato, ma la questione. Proviamo a metterlo bene in chiaro, allora, mettere in fila semplice. I fatti. Qua si tratta di un progetto, di un pozzo petrolifero, anche di estrazione di petrolio in Basilicata. Il progetto si chiama Tempa Rossa. Sì. Questo progetto viene bloccato grazie al Movimento 5 Stelle, tra cui la deputata Mirella Liuzzi alla e Camera Blocca Italia, lo volevano bloccare. Quindi lo volevano far passare e ci siamo riusciti a farlo appunto fermare questo progetto. Ora risulta che in questo progetto è coinvolto il fidanzato del ministro Guidi, ministro per lo sviluppo economico. Scusa Alessandro, ma al Senato poi l'emendamento è passato oppure no? È passato in legge di stabilità 2015, la Guidi che è stata intercettata, perché è stata intercettata non lei, veniva intercettato il fidanzato. Indagato. E chiaramente il fidanzato parlava con lei e la Guidi dice al fidanzato: tranquillo, perché l'emendamento, se è d'accordo Maria Elena, passa. Se è passato, evidentemente Maria Elena era d'accordo. Renzi, un esame di coscienza su come sceglie i ministri, ne sceglie una, il padre indagato per bancarotta fraudolenta perché hanno truffato i risparmiatori e lei in conflitto di interesse su salvabanche, è ancora ministro per i rapporti del Parlamento, è una vergogna. Il ministro Guidi ha un fidanzato indagato e lei fa gli emendamenti, ragazzi, a favore del fidanzato che riguardano il petrolio. Sì, ma Alessandro, voglio dire, lei stessa fa parte di una famiglia, la famiglia Guidi, che ha degli interessi economici aziendali dentro il ramo dell'energia. Ma come ti salta in mente di farlo? Noi lo diciamo subito. Conflitto. No, perché davano la colpa a Berlusconi sul conflitto. Certo. Vi ricordate quando dicevano che il conflitto interessi non passa perché non lo vuole Berlusconi? Falsi, ipocriti, Giuda sono. Non passa il conflitto interessi perché hanno più conflitti di interessi questi del centrosinistra di quanto ce l'avesse Berlusconi. E vi dico un'altra cosa, che se ci pensate, il petrolio, oltre a inquinare i nostri mari, ha definitivamente inquinato il governo Renzi. Ora Renzi ogni qualvolta sarà fortunato, no? Ogni qualvolta c'è un disastro, lui sta fuori, non parla di salvabanche e della Boschi, oggi sta in America, lui si occupa di energie rinnovabili in America, certo. Dicendo che poi ci hai fatto caso Gianluigi, lui dice è un successo che i nostri giovani stanno in America, ma quale successo? Io sono cervelli in fuga e praticamente fa credere che i cervelli buoni in America italiani siano un successo. Quelli dovrebbero stare in Italia, non negli Stati Uniti d'America. Però l'Italia è un paese strano, lei lo sa. Che, voglio dire, il povero Guglielmo Marconi, se non andava in Inghilterra, non faceva niente in Italia. L'Italia ha delle prerogative che, se non altro, mantiene nei secoli, secolorum. Non riusciamo a dare una posizione seria a una cosa seria che è il governo, che è il fatto che governi l'Italia. Non riusciamo, è più forti di noi, perché questa è una sciocchezza. E peggio, io la trovo tremenda, perché è talmente sciocca che è pericolosissima. Ma però signora Maionchi, ma che è colpa sua? Non riusciamo? Che lei non è riuscita? No, non sono riuscita, non sono riuscita. Di chi sceglie dei ministri che hanno dei conflitti di interessi su operazioni. E non si può fare però, questa cosa non si può fare, bisogna non farlo. Si può fare perché non esiste una legge sul conflitto di interessi. Questo è. E le fanno blande. Certo. E abbiamo capito che il responsabile numero uno non era Berlusconi. No. Guardi, mai l'avrei detto, insomma, gli a distanza. Mai l'avrei detto. Sono peggio questi, sono peggio. Su quello non c'è hanno l'ipocrisia della sinistra, ma conflitti di interessi peggiori, e hanno messo le mani nelle tasche dei cittadini, distruggendo la vita a migliaia di cittadini truffati dalle banche. Sì, e oggi inquinando con corruzione, con episodi di illeciti e la Basilicata, e poi il sud è disastrato, ci sono sacche di povertà e disoccupazione, raggiungono il 60% di disoccupazione giovanile, e questi però fanno i compagni, no? Vanno in televisione a dire del popolo. Ipocriti. Ma no, ma su quello non c'è dubbio. I problemi, ma anche un po' stupidi, che devo dire lo trovo più grave dell'ipocrita. Ritorniamo un attimo al fatto, alla descrizione del fatto. Quindi, questo anche perché c'è di mezzo un referendum il 17, esatto. E su questo referendum il Partito Democratico, su ordine del suo segretario, nonché Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la linea ufficiale è astensione. Allora, perché vogliono astenersi? Beh, se metti in controluce i fatti di queste ore inizi ad avere delle idee. Certo. Hai detto tutto tu, Gianluigi, evidentemente hanno degli interessi estremamente
precisi e puntuali sul petrolio, tra l'altro anche lì. Ma vi ricordate quando nel 2011 Berlusconi non volle accorpare il referendum sul legittimo impedimento alle elezioni amministrative, che l'allora capogruppo del PD alla Camera, Franceschini, disse è uno schifo, si vergognasse, Berlusconi ci ha fatto perdere 300 milioni di euro. Oggi è Renzi che non accorpa il referendum sulle trivellazioni con le elezioni amministrative, Franceschini è ministro della cultura e tace l'ipocrita. Ma è così. A è proposito, sciocchi, vogliamo anche dire che c'è una decisione di un giudice sugli scontrini di Firenze, nel senso degli scontrini di Matteo Renzi quando era sindaco di Firenze. Cosa dice di preciso questa sentenza? Sì, non, sai, sarebbe stata la notizia di oggi, ma questo scandalo della Guidi è molto più grande. Il discorso è semplice, faccio brevissimo. Il Movimento 5 Stelle fa un accesso agli atti per chiedere gli scontrini, perché dobbiamo capire perché Marino li pubblica e tra l'altro cade anche sugli scontrini e Renzi non deve pubblicare le sue spese. Tra l'altro guardano circa 600.000 euro i soldi nostri spesi. 600.000 euro. Beh, cazzo, non è solo proprio 600 euro. Il comune non risponde in tempo a questo accesso agli atti, quindi noi abbiamo fatto ricorso al TAR. Dopo che facciamo ricorso al TAR, il comune dice che la richiesta deve essere più circostanziata. In effetti il TAR dice che questo è corretto, io sono molto onesto, cioè che il comune ha fatto bene a dire che la richiesta debba essere più circostanziata. Noi lunedì mattina la faremo più circostanziata, ma la sentenza dice contemporaneamente che è diritto dei cittadini conoscere le spese del sindaco Renzi, ancor di più se la richiesta la fa un consigliere comunale, perché comunque risponde ai cittadini, fa gli interessi dei cittadini, in questo caso il consiglio comunale del 5 Stelle, e condanna il TAR al pagamento delle spese legali il comune di Firenze. 4.000 euro, poca roba, però vorrei che ci rimettesse il sindaco Nardella e non ci rimettessero i cittadini fiorentini. Questo, il Partito Democratico stanno dicendo, questi cialtroni stanno dicendo che in realtà hanno vinto loro la sentenza. È il primo caso al mondo che vengono condannati a pagare le spese legali quelli che hanno vinto la sentenza. Incredibile, ma questo è il PD, cioè, hanno le mani sporche nel petrolio e soprattutto nelle menzogne. Gianluigi, se non ci fosse questa dittatura oscena mediatica che fa da megafono un presidente non eletto da nessuno, da regime veramente dell'opposizione. Ma dai, ma adesso la RAI è libera, finalmente c'è la RAI come avevano annunciato alla Leopolda, e fuori dai partiti, e quindi cioè hanno attaccato Minzolini. Io figurati se ho difeso Minzolini, l'ho attaccato. Ma guarda che questi erano diversi, questi fanno regime, però si mascherano da quelli di sinistra. Minzolini lo massacravano e lui ci metteva la faccia. Oggi il direttore del TG1, Mario Orfeo, di fatto fa da ufficio stampa del Partito Democratico, però dicono che è democratico perché comunque il TG1 pagato da noi, tra l'altro Mario Orfeo piazzato lì, evidentemente e ha paura di perdere il posto e quindi deve curare gli interessi di Renzi, che è diventato, grazie alle riforme della RAI, il sudatore di lavoro. È il governo che nomina i direttori generali delle reti, sono i direttori generali delle reti che nominano i direttori dei TG. È evidente che il TG non deve disturbare il manovratore. Senti, il capo del TG perde il posto. Ti leggo un messaggio che è arrivato. Paragone, sai come va a finire? Che la Guidi si dimette per fare posto ad un uomo di Verdini. Ti va di smenarci sopra 50 euro? E tu, cacchio, che ci voglio smenare. Come si chiama questo ascoltatore? Perché si chiama Giovanni. Ma ci ha preso. Diranno, magari faranno Verdini ministro stesso, anche perché ha un ottimo curriculum, è stato appena condannato in primo grado per corruzione e riforma la Costituzione, straordinario. Questo è il governo dei rottamatori, no? Che hanno rottamato, la legalità hanno rottamato. Sì. Va bene. Pazienza, Alessandro Di Battista è stato con noi. Mi raccomando. Alla prossima. Grazie, buonasera. Grazie, io ricordo i contatti